corpo senza tatuaggi è un corpo che non racconta nulla. Questa non è soltanto una famosa frase dello scrittore russo Nikolaj Lilin, ma è anche confermato dagli occhi delle donne, che sembrano preferirlo al classico corpo pulito della porta accanto. Negli ultimi anni sono sempre di più gli uomini che ricoprono il loro corpo di tatuaggi, aumentando in modo spropositato il loro sex appeal. Sarà perché assumono l'aria da belli e dannati, ma è anche innegabile che con i loro tattoo fanno battere il cuore a molte rappresentanti del sesso femminile. D'altronde, tatuato fa anche rima con palestrato. Meglio non tatuarsi un tribale sul pettorale se non puoi esibirlo al meglio della forma. Dopodiché è un impegno costante all'iscrizione in palestra. Dal metrosexual David Beckham al più invidiato d'Italia Stefano De Martino, l'uomo 20-20 è tutto tatuaggi e muscoli. Ebbene sì, se fate parte di quel 10% di italiani che portano un tatuaggio sulla pelle, siete proprio fortunati. Secondo gli esperti, ad attirare le donne è quel tattoo simbolo di forza e pertanto di buona salute. Dagli ultimi trend è emerso che gli uomini tatuati hanno un aspetto più mascolino, aggressivo e dominante. La concezione dei tattoo nell'immaginario collettivo è cambiata radicalmente. C'era un periodo della storia umana in cui i tatuaggi erano considerati dei veri e propri tabù. Una volta i gentiluomini non potevano tatuarsi perché avere un segno nero sulla pelle era un marchio usuale, soprattutto per galeotti poco di buono o marinai. Oggi le cose però vanno diversamente. Nel Regno Unito e più o meno anche negli Stati Uniti ci sono ben 20 milioni di persone con un tatuaggio. Il 40% dei millennials ne aveva già uno circa 10 anni fa. Una percentuale che potrebbe essere cresciuta ulteriormente nel corso del tempo. A fare da pionieri i calciatori, dove, come cantava Francesco De Gregori, a fare la differenza non era il calcio di rigore, ma il tatuaggio. Non c'è un profilo social di calciatore che non mostri disegni o simboli di ispirazione romantica o religiosa, animalier o tribale, quasi fossero ferite di battaglia. Una moda, quella dei tatuaggi, che non sembra tramontare, complici anche le piattaforme social come Instagram, che hanno sostituito ormai le riviste. Ogni donna, insomma, ha i suoi gusti in fatto di uomini, ma una cosa sembra essere certa: il ruolo dei tatuaggi è sempre più centrale e sempre più diffuso nella nostra società, e tanti sono i significati che è possibile ricollegare alla presenza di queste opere di body art nella superficie del corpo femminile e maschile. E voi cosa ne pensate?